Il più cordiale saluto da ETG edizione marchigiana del nostro notiziario, che ricordo va in onda come sempre in diretta ed in contemporanea sia sulle frequenze di ETV Canale 12 che in streaming sul nostro sito www.etvmarche.it. In questo momento siamo anche in diretta Facebook sulla nostra pagina ETV Marche, potete cliccare mi piace se vi piace e così essere in contatto con noi quotidianamente anche attraverso i social network. In apertura di questa edizione il tema terremoto con diverse notizie. Partiamo. Dai soldi degli sms solidali che finiscono nella maxi inchiesta del terremoto della Procura di Ancona. Dopo il fascicolo venuto a galla a luglio, aperto dalla Direzione Distrettuale Antimafia per abuso d'ufficio sugli appalti per la realizzazione delle casette SAE, le soluzioni abitative d'emergenza. Per la popolazione colpita dal sisma, arrivano nuove ombre per le Marche. La Guardia di Finanza ha acquisito documenti e dati sugli sms solidali del numero 45500, che ha portato, lo ricordiamo, ad assegnare alla Regione 17 milioni di euro, cifra arrivata dalla divisione tra le regioni terremotate, di quanto raccolto in totale 34 milioni. A proposito di post-sisma, restiamo in tema perché 50 falsi terremotati avrebbero preso il contributo previsto per chi ha perso la casa senza però averne diritto. Li hanno scoperti e denunciati i carabinieri dopo aver avviato una serie di accertamenti su questo fronte. I militari di Macerata, Tolentino e Camerino con il coordinamento della Procura di Macerata dall'inizio del 2017 hanno controllato numerose pratiche sospette basate in particolare su autocertific Certificazioni e perizie di inagibilità di consulenti di parte, inchiesta che si allarga, vi terremo aggiornati. A proposito di post-sisma, di cantieri, di sicurezza nei cantieri del post-sisma e non solo, oggi si è discusso con i sindacati, in particolare sul tema del rinnovo dei contratti nel settore dell'edilizia. Ci spiega tutto il collega Andrea Fiano. Il rinnovo del contratto nazionale, come altri rinnovi, è una grande operazione di ridistribuzione di risorse, perché il settore parla circa un milione di lavoratori dipendenti. Sottoscritto lo scorso 28 luglio, il nuovo contratto nazionale del settore dell'edilizia prevede aumenti salariali, ma non solo: si va dalla Previdenza al Fondo per i prepensionamenti fino a iniziative che favoriscono il ricambio generazionale nei cantieri. C'è un aumento contrattuale importante che sviluppa 55 euro al minimo a livello più basso per poi arrivare fino a 77. Si alimenta un fondo per anticipare la pensione per questi lavoratori e soprattutto si alimenta un fondo che è destinato ai giovani e all'ingresso in cantiere dei giovani. Questo favorisce oltre che un ovvio ricambio generazionale, l'emissione nel settore di professionalità e figure importanti giovani e quindi dà in un qualche che in qualche misura linfa vitale è al settore tutto. Il contratto riconosce il DURC di congruità, l'applicazione del corretto contratto e il settimanale di cantiere come linee guida fondamentali per la sicurezza, la trasparenza e la legalità del settore. La congruità è partita già il 4 agosto scorso in via sperimentale nelle quattro regioni del cratere sismico. Quello strumento che in base al costo dell'opera certifica e dice con chiarezza quanto è il costo della mano d'opera per fare un manufatto in edilizio. Per noi questo è un risultato delle marche importanti perché aveva verso la legalità, la trasparenza e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Per i sindacati rimane urgente un piano di rilancio infrastrutturale, un esempio è la quadrilatero per la quale ad oggi non sono stati ancora sbloccati i finanziamenti con il rischio di prolungare le difficoltà di viabilità nelle zone industriali del Fabrianese. Ancora una volta rischia uno stop, sarebbe il terzo dopo quasi dieci anni di eh, opera diciamo, eh, che ancora non è stata interamente realizzata, Questi, questo per problemi burocratici, amministrativi. Noi siamo in attesa che si riunisca un cipe, noi chiediamo al governo sia per quanto riguarda le marche sbloccare le risorse per continuare la quadrilatero, ma più in generale sbloccare risorse per le varie opere infrastrutturali eh, in tutto il Paese. Ed è, restiamo in tema eh, fronte post-sisma e, nella notizia di pochi minuti fa, ce l'ha eh, passata la collega Linda Cittadini che sui temi. Del post-sisma con Sibilla, le voci della ricostruzione per tutto l'anno scorso dal punto di vista televisivo ed è pronta a farlo anche nella prossima stagione, ci ha raccontato passo passo, mattone per mattone, l'evolversi della situazione nell'entroterra marchigiano. Arriva proprio dalla collega una buona notizia: il caso della nonna Peppina divenuta simbolo della ricostruzione. Dopo 11 mesi, nonna Peppina tornerà nella sua casetta, succederà domani lo comunicano i familiari Maurizio e Gabriella saremo presenti con le nostre telecamere ringraziamo la collega Linda Cittadini. Cambiamo argomento la cronaca aveva allestito una piantagione di cannabis in un terreno montagnoso nei pressi del fiume Tenna, una zona Quasi irraggiungibile, lontana da occhi indiscreti e con le condizioni climatiche ideali per coltivare marijuana. Purtroppo per lui, un agente della Polstrada è andato a fare jogging da quelle parti e ha notato quella distesa di circa un ettaro e mezzo coperta di piante di canapa indiana. Il poliziotto ha subito avvisato i suoi superiori e sono entrati in azione gli uomini della mobile della questura di Fermo, che hanno fatto scattare il blitz. La squadra mobile di Ancona eh, ha arrestato invece un 35enne italiano attraverso il coordinamento della procura della Repubblica eh, di Ancona trovato in possesso di 50 grammi di hashish era tenuto d'occhio da giorni dagli agenti della sezione antidroga perché veniva avvicinato costantemente da giovani anche minorenni presso una bocciofila di Chiaravalle ieri sera il 35enne è stato fermato e i poliziotti hanno fatto irruzione presso la sua abitazione a Falconare in casa hanno droga nascosta all'interno di una scatola di merendine. Andiamo a Pesaro, lo hanno lasciato a terra come morto, ossa della testa fracassate, vertebre crinate, la notte passata alla ghiaccio a torso nudo steso sull'erba bagnata dalla pioggia del parco Miralfiore, quasi in overdose per droghe e alcol. Lo hanno visto e soccorso ieri, un passante si è imbattuto nel giovane straniero, 19enne del Gambia, richiedente asilo che sembrava abbandonato, portato in ospedale, il giovane è in prognosi riservata. Andiamo a Senigallia, un infarto fatale al volante mentre stava tornando a casa. Shock in via Fonte Nuovo a Scapezzano per la precisione alla guida dell'auto un 87enne senigalliese che aveva trascorso la serata in un ristorante di Corinaldo. Per lui purtroppo inutili i soccorsi. A Cagli invece auto disintegrata, conducente però pressoché il leso è miracolato. Ancora una volta eh, si è trovato la strada sbarrata in piena notte da un grosso cinghiale. Per fortuna il giovane al volante, una 23enne di Pianello di Cagli, procedeva a velocità ridotta, non è però riuscito a schivare il possente ungulato. L'impatto ha mandato in tilt la parte anteriore dell'utilitaria all'altezza della ruota, da lì il conducente ha perso il controllo del mezzo. Misterioso incendio invece all'alba che distrugge un escavatore in un cantiere di San Severino. È accaduto questa mattina attorno alle 5.40, quando i vigili del fuoco sono dovuti intervenire lungo la provinciale 361 in località Taccoli, dove un rogo stava consumando un escavatore di un cantiere. È stato necessario l'intervento di due autopompe, di cui una proveniente da Tolentino, per avere ragione delle fiamme. Le telecamere della videosorveglianza inquadrano due fedeli devoti che pregano assorti davanti ad un altare, scattando eh, qualche foto, osservando ammirati quadri e arredi sacri. Poi però quando la chiesa si svuota, i due svelano le reali intenzioni. Salgono sul presbiterio e arraffano qualsiasi cosa luccichi quindi pissidi, corone, calici poi scappano. Le scorribande dei finti fedeli, una coppia di siciliani con precedenti per furti assortiti, sono state interrotte dai carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale che li ha arrestati. Erano presenti 1037 candidati per il test d'ingresso dei corsi di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria della Facoltà di Medicina all'Università Politecnica delle Marche. La prova si è svolta nelle 17 aule nei poli Eustachio e Murri a Torrette di Ancona. Ci racconta tutto il nostro Andrea Fiano. 1037 candidati per 150 posti disponibili per accedere alla facoltà di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria dell'Università Politecnica delle Marche. In mattinata al test, 60 quesiti e risposta multipla, attraverso il quale soltanto uno su sei ce la farà ad entrare. Cioè, pensavo fosse più, un po' più semplice la parte di biologia però ormai è andata, ormai è fatta. Sinceramente, non lo so, speriamo bene. Eh difficile era nella norma spero che sia andata bene mi sono preparata e oh, spero aspettavi così facile, così difficile, mm. ma come, come le simulazioni tanto sono molto 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 simili, tutto il ragionamento, più che altro e ho anche molto studio dietro. Non sono entrata per poco alla fine, per qualche punto, però ecco, venivo comunque da una scuola che era il classico, non era comunque una preparazione scientifica, quindi l'anno scorso adesso col senno del poi dico che era molto più fattibile rispetto a quello di quest'anno perché i quesiti erano molto più semplici se sapevi le cose. Se. Però l'anno scorso mi sono venuta un po' arrangiare con le conoscenze che avevo quindi mi è apparso difficile. Non era facilissimo rispetto a quello dell'anno scorso, era più difficile, e alcune cose, per esempio, non c'era c'erano, però speriamo sia andato bene. Contrari al numero chiuso, la lista universitaria Gulliver, che è esposto per tutta la durata della prova a uno striscione. Siamo contrari alle limitazioni all'accesso all'università alle limitazioni e alla possibilità di poter scegliere liberamente il proprio percorso di studio e di formazione. Il numero chiuso è un limite a questo, è un ostacolo alla possibilità di scelta degli studenti. I risultati e i punteggi saranno pubblicati il prossimo 18 settembre. Il 2 ottobre nell'area riservata agli studenti del portale Universitali. Sarà online la graduatoria nazionale di merito nominativa. La prossima settimana, il 12 settembre, si svolgerà il test ai corsi di laurea in professioni sanitarie. Attesi 1.650 candidati per un totale di 590 posti disponibili. Speranza, lei è la prima che è convinta di non farcela. Noi vediamo. Vorrebbe entrare in medicina. Però prova anche quello del 12 settembre per le professioni sanitarie, quindi. Speriamo l'uno o l'altro. Ed è tutto, con questo servizio del nostro Andrea Fiano si chiude questa edizione marchigiana di ETG. Grazie per la cortese attenzione del nostro notiziario che ricordo come sempre va in onda in diretta su ETV Canale 12 ma anche in streaming su etvmarche.it come pure in diretta Facebook sulla nostra pagina ETV Marche potete cliccare mi piace se vi piace e così essere sempre in collegamento con i nostri aggiornamenti e le nostre news. Buona serata.